Presidente, onorevoli colleghi, anche a nome dei colleghi questori Bottici e Arrigoni, sottopongo oggi pomeriggio all'attenzione dell'Aula il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2019 e il progetto di bilancio interno del Senato stesso. Nell'attuale contesto di emergenza del Covid, che sta avendo un impatto drammatico su tutto il Paese, sia a livello sanitario che socio-economico, mi preme sottolineare le valutazioni che noi abbiamo fatto in questi mesi per quanto riguarda il Senato stesso. Sono ben consapevole che si tratta di misure di carattere generale, sanitario, organizzativo e di disciplina del lavoro, che voi, cari colleghi, ben conoscete, ma che ancora una volta è importante ribadire. Sin da subito noi abbiamo messo in atto tutta una serie di atti, indicazioni da un punto di vista sanitario e organizzativo per far fronte a questa epidemia. Da gennaio ad oggi, sentiti i servizi di competenza, di protezione, il medico competente, in modo particolare il direttore del polo sanitario, il dottor Marini, che vorrei qui in premessa ringraziare per il lavoro che ha fatto tutto assieme. Per affrontare chiaramente l'emergenza Covid. Ci siamo dati due obiettivi importanti, la sicurezza sanitaria e quindi la tutela della salute come fattore fondamentale e prioritario e dall'altra la continuità dell'attività legislativa appunto dell'organo costituzionale del Senato. Abbiamo fatto tutta una serie di misure di carattere generale, di carattere sanitario, siamo intervenuti su tutta una serie di disposizioni sul lavoro, in modo particolare con lo smart working per tutti i nostri dipendenti e per tutti i nostri collaboratori. Siamo intervenuti con il documento sui rischi biologici da contagio ad integrazione del DVR, misure di carattere, come abbiamo detto, organizzativo, e abbiamo garantito che l'attività legislativa e l'esame degli importanti provvedimenti legati all'emergenza procedessero con la partecipazione attiva di tutti i senatori e di tutti noi, assicurando tutte le norme previste e le regole del distanziamento sociale. Sia per quanto riguarda l'Aula, che come vediamo abbiamo riorganizzata rispetto a questo anche utilizzando tutte le tribune, quindi ancora una volta ringrazio i colleghi, anche se tante volte li abbiamo stressati con le attenzioni, le mascherine, le distanze, il voto di rimanere ognuno nel proprio posto, però è stato un modo per far sì che il Senato abbia avuto la garanzia fino ad oggi, posso dire, di una continuità senza avere particolari contagi. Credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali sia per quanto riguarda il lavoro d'aula e altrettanto per quanto riguarda il lavoro di commissioni e delle giunte. Da ultimo, proprio per dare un'ulteriore garanzia rispetto all'andamento dell'epidemia, il Collegio dei Senatori Questori, quindi con i colleghi, abbiamo ritenuto opportuno richiedere un parere per la valutazione del rischio di trasmissione di microrganismi in aria nell'aula legislativa e nelle commissioni. Proprio per questo, come voi sapete, abbiamo dei termini di 3 ore, poi le interruzioni per le sanificazioni, eccetera. Quindi con tutte le misure di pulizia e di sanificazione di conseguenza. Ma vado velocemente rispetto al tema per cui oggi siamo qui, che è il bilancio di previsione e rendiconto, però ecco, prima di entrare nel merito volevo anche far una precisazione importante, che il bilancio di previsione, nonostante non sapevamo chiaramente delle problematiche che abbiamo avuto, di emergenza sanitaria, tuttavia non ha comportato alcun disequilibrio sui capitoli di bilancio in essere, proprio per un'attenzione di prudenza contabile. E questo significa che non abbiamo fatto nessuna variazione di bilancio, nessun sforamento sui singoli capitoli. Ecco, questa è una delle cose che volevo con attenzione porre all'Aula, perché devo dire che questo comporta un aspetto importante di trasparenza. E poi vorrei ribadire che, come tutti voi sapete, noi siamo l'unico organo costituzionale, l'unico anche da un punto di vista organo dal punto di vista della pubblica amministrazione, che abbiamo un bilancio per cassa e non cassa competenza, quindi significa che è un bilancio di una trasparenza totale. Allora, parto dal rendiconto delle entrate e delle spese per l'anno finanziario
2019. Anche quest'anno abbiamo avuto un'ulteriore diminuzione che ormai nel trend degli ultimi anni, siamo andati a 486.342.217 euro e negli ultimi anni dal 2012 al 2018 abbiamo avuto un trend di diminuzione pari a 34 milioni di euro e credo che questo sia un aspetto fondamentale, importante. Altrettanto abbiamo avuto una riduzione della spesa del Senato rispetto alla spesa dello Stato che è passata dallo 0,083 oggi allo 0,056 e credo che questo sia un'attenzione che come questori ma come organo del Senato abbiamo sempre messo in atto per dare chiaramente una risposta concreta al momento, tra l'altro come quest'anno, ma non solo, di grande crisi economica e delle nostre famiglie. E credo che questo sia uno degli altri aspetti altrettanto importanti. Il rendiconto prevede ad accertare un avanzo di esercizio per l'anno finanziario 2019 pari a 61.150.000 euro. Sono risparmi importanti grazie a una gestione accorta e oculata del livello amministrativo. Altrettanto il bilancio dell'assistenza sanitaria dei senatori, che come voi sapete è totalmente pagata da ognuno di noi, ha avuto un avanzo di gestione complessivo pari a 2.270.000 euro. Questo, lo ribadisco, è una gestione che paghiamo direttamente noi per avere questo aspetto, questo per chi non conosce e per l'esterno. Poi ci sono tutta una serie di altri chiaramente risparmi che lo troveremo e lo troverete nelle tabelle allegate del bilancio del rendiconto 2019. Passiamo subito all'interno del bilancio del Senato. Anche quest'anno abbiamo avuto un'attenzione particolare, anche se è un preventivo, però essendo in questo periodo dell'anno, noi possiamo già dire che quest'anno abbiamo minimo già 12 milioni di euro di risparmi e quindi anche in quest'anno abbiamo avuto attenzione di non sforare, anzi abbiamo continuato questo trend importante, nonostante i lavori fondamentali importanti che abbiamo fatto in modo particolare sull'aspetto di digitalizzazione, sull'aspetto di innovazione che abbiamo messo sia nell'aula interna del Senato, dovuto anche all'aspetto del Covid, ma altrettanto nelle commissioni che abbiamo dovuto fare tutta una serie di interventi altrettanto fondamentali e importanti. Continuiamo con la richiesta di una minor dotazione di 21,6 milioni all'anno, che ha portato chiaramente in questi ultimi anni a una riduzione, un minor impatto sulla finanza pubblica di 173 milioni di euro circa, e questo credo sia un altro degli aspetti importanti, assieme a quelli che sono i risparmi effettuati direttamente su ogni capitolo di spesa, che ha avuto, come dicevo, quest'anno circa 12 milioni, ma che negli ultimi anni ha avuto un trend che ci porta ad avere anche qui 116 milioni di risparmio. Credo che questo sia uno degli aspetti altrettanto importanti che vedono tutta una serie di operazioni fatte tra le integrazioni funzionali delle amministrazioni di Camera e Senato. Noi stiamo facendo assieme tutta una serie di procedure per poter avere il miglior risparmio e il miglior prodotto rispetto al mercato e credo che questo sia uno degli aspetti importanti. Ecco, e vorrei ricordare inoltre a quest'Aula che tutte le procedure di gara sono gestite in via interamente elettronica mediante utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione fornita dalla Consip in modalità ASP, conformemente al decreto legislativo 82 del 2005 e del decreto legislativo numero 50 del 2016. Ho citato questo aspetto perché è uno degli aspetti di trasparenza che quest'organo, che il Senato, continua a fare. Poi penso che abbiamo tutta una serie di riduzioni per quanto riguarda le retribuzioni del personale dipendente, tutte le spese di natura previdenziale sia per quanto riguarda i vitalizi che per quanto riguarda gli ex dipendenti. Quindi anche su questi aspetti abbiamo tutta una serie di risparmi e altrettanto per quanto riguarda l'indennità parlamentare e le competenze accessorie, un'ulteriore diminuzione che vorrei citare, che dal 2001 al 2020 si è passati circa dal 19 al 10%, quindi praticamente dimezzando i costi rispetto alle indennità stesse. Il Senato della Repubblica, forse è una cosa strana agli occhi dei cittadini e di ognuno di noi,
riesce però ad avere un aspetto di buona, uno dei tanti, ma questo lo voglio citare, di buona amministrazione. Noi riusciamo a pagare le fatture dei nostri fornitori entro 26 giorni e credo questo siamo sotto di tutte le medie europee in senso positivo, quindi paghiamo praticamente in pochissimi giorni. Questo è un dato del 2019, ma essendo entrati anche noi attraverso il mandato elettronico, abbiamo ancora accorciato i tempi nel 2020, quindi credo che saremo sui 20 giorni, 21-22 giorni per il pagamento. E credo che in questo momento di grande difficoltà per le nostre aziende, per le nostre famiglie, dare la possibilità immediata di quello che hanno fatto, credo che sia un aspetto molto positivo e importante. Oltretutto la buona amministrazione non è fatta dai numeri, o almeno solo dai numeri, ma è fatta in modo particolare anche dalle persone e da tutta la nostra amministrazione nel suo contesto generale. Fondamentale è dunque l'aspetto delle risorse umane, che come voi sapete noi siamo sotto organico in maniera importante. Purtroppo avevamo iniziato e sono stati banditi due concorsi però per assistenti e per coadiutori, ma purtroppo per l'emergenza Covid li abbiamo dovuti sospendere. Credo che questo sia uno dei temi che nel 2021 dovremo riprendere con forza per dare la possibilità a tutti i nostri uffici, all'amministrazione stessa, di poter lavorare nel miglior dei modi e in maniera efficiente. Vorrei affrontare a questo punto un tema che molti dei nostri colleghi ci hanno sollecitato, dovrei dire, da tutta la parte dell'emiciclo, ecco, dico così, da una parte e dall'altra, che è quella dei collaboratori parlamentari. Ecco, il collegio, noi abbiamo avviato un tavolo di confronto con i colleghi della Camera che riguarda appunto lo status dei collaboratori parlamentari nell'intento di trovare una soluzione condivisa sull'argomento in questione. La questione dei collaboratori parlamentari è conosciuta ed è importante, vanno specificato però che ci sono delle differenze fra i due rami del Parlamento. Noi qui in Senato chiediamo già dalla scorsa legislatura copia del contratto di lavoro e della comunicazione che deve essere inviata ai competenti uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quindi ogni senatore può chiedere l'accredito presso il Senato della Repubblica esclusivamente per i collaboratori con i quali abbia instaurato un rapporto di lavoro di durata non inferiore a 6 mesi, a titolo oneroso, e deve consegnare al servizio di questura e del cerimoniale copia della comunicazione del contratto. Con una delibera che è stata fatta a suo tempo nella regolamentazione dei collaboratori parlamentari è stata definita una prestazione minima di 25 ore mensili, che sono 375 euro. Se questa però si porta a 40 ore alla settimana, il compenso mensile è di circa 2.400 euro. Se le ore sono 36 invece scende a 2160. Sto parlando di retribuzioni chiaramente minime, non di massime, minime, perché questo è il punto di partenza. Se le paragoniamo alle retribuzioni del Parlamento europeo, che si attestano circa sulle 41 ore settimanali, è di circa di 2.345 euro al mese, e se sono di poco inferiore quindi a quelle europee. Al Senato non si può entrare a chi non ha depositato il contratto che sia minimo di 25 ore mensili e non l'ha trasmesso chiaramente al Ministero del Lavoro. Questo per dare un percorso di trasparenza che il Senato vuole fare anche con i nostri collaboratori. Ma come ho già detto prima, ribadisco l'importanza di un tavolo di confronto con l'altro ramo del Parlamento proprio al fine di definire soluzioni condivise e individuare così una risposta concreta alla questione appunto dei collaboratori parlamentari. Ed è proprio quello che faremo, visto anche che con la riduzione nella prossima legislatura di tutti noi, dei parlamentari di due rami del Parlamento, è sempre più importante la collaborazione di chi hai con te, di chi hai vicino. Quindi proprio per questo motivo mi permetto, anche a nome dei colleghi Arrigoni e della collega Bottici, di chiedere al collega De Falco, che ha presentato tre ordini del giorno, se questo nostro impegno può essere valido e quindi se può ritirare poi i suoi ordini del giorno. Credo che poi
andando oltre, abbiamo fatto tutta una serie di politiche green all'interno del Senato, stiamo lavorando sull'efficientamento energetico, sulla riqualificazione delle aree adiacenti ai palazzi, si sta facendo un piano per il superamento delle barriere architettoniche e questi ultimi punti li sta seguendo direttamente il collega Arrigoni, altrettanto che sta seguendo direttamente la collega Bottici, è per arrivare a una modalità sempre più digitale per la presentazione informatizzata degli atti parlamentari, come ad esempio gli emendamenti, anche mediante firma elettronica, da parte sia dei gruppi parlamentari che di tutti i senatori. Quindi informatizziamo e chiaramente andiamo oltre a quella che è la carta fine a se stessa, anche se abbiamo fatto negli ultimi anni una riduzione del 75% delle copie cartacee, però vogliamo andare oltre. Abbiamo tutta una serie anche di interventi informatici, di app, tabulas per il lavoro, app Senato Media, il sito internet in fase di restyling, l'ammodernamento tecnologico informatico di tutte le aule delle commissioni, e il web TV del Senato, vado via in massima velocità, abbiamo tutta una serie di altri interventi fatti proprio per dare la miglior possibilità di lavoro ai nostri colleghi. Certo, c'è sempre tanto da fare e credo che questo sia l'aspetto importante, ma anche in un momento di grande difficoltà credo che siamo riusciti a superare tantissimi problemi. E mi avvio alla conclusione. Per la conclusione sono i ringraziamenti dovuti di cuore da parte mio, ribadisco, della senatrice Bottici e del senatore Arrigoni, quindi del Collegio dei Questori, che non sono di prassi ma sono veri, di ringraziare il personale, tutto il personale del Senato che è il cuore realmente di questa macchina, a partire chiaramente dal segretario generale, la dottoressa Serafin, dai vice segretari, dottor Toniato e il dottor San Domenico, dai direttori dei servizi, da tutti i collaboratori, come dicevo, dal personale tutte, donne e uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri che sono qui, che con noi ci danno la sicurezza dei nostri palazzi. E vorrei però anche qui un'attenzione particolare a quelli che sono i nostri collaboratori, chiamiamoli così, che tante volte per caso sono quelli che intervengono con noi per dare la possibilità di continuare i lavori in aula, quelli che li troviamo agli ingressi, quelli che li troviamo nelle varie parti del Senato, che sono chiaramente i nostri assistenti parlamentari, sempre attenti al lavoro che fanno e a darci una mano per quello che succede. E finisco con, chiaramente l'ho detto prima, ma veramente ringraziamento in questo anno, ma non solo oggi, sempre al dottor Marini e chiaramente al Presidente del Senato che chiaramente presiede l'Aula. Grazie a tutti, a vostra disposizione.